Ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con l'attualità. La bomba di amianto che sta avvelenando Avellino, così il Corriere della Sera.it intitola il videoservizio dedicato all'ex isochimica. Si tratta di un breve reportage che ripercorre la storia della fabbrica dei veleni. Gli operai della comunità montana Irno Solofrana spostano la protesta a Napoli. Stamane gli idraulico-forestali dell'ente, a confine tra le province di Salerno ed Avellino, si sono incatenati sotto Palazzo Santa Lucia, sede della regione Campania. Torna al teatro per ragazzi e il Carlo Gesualdo di Avellino apre i battenti per ospitare 10 compagnie selezionate nei migliori festival per ragazzi d'Italia e che da febbraio ad aprile arricchiranno il cartellone di Scuole a Teatro 2014, fortunata rassegna di teatro per ragazzi giunta alla 12ª edizione. Chiudiamo con lo sport, il calcio Avellino. La gara di Coppa Italia Team Cup di questo pomeriggio tra Avellino e Frosinone, in programma al Partenio Lombardi alle ore 17, sarà trasmessa su Rai Sport 1. La squadra che si aggiudicherà il quarto turno andrà allo Juventus Stadium a giocare contro l'attuale capolista di Serie A il 9 gennaio prossimo. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione.